Un punto ottenuto nelle ultime quattro partite ha complicato parecchio la classifica della Salernitana, ultima ma decisa a prolungare il momento non della Juventus, che si affida alla coppia di Balakhen per uscire dalla tempesta già in questa quindicesima giornata di Serie A Team. È una finta di Cuadrado, va Bernardeschi, uno schema per Dybala che in qualche modo si gira, conclude! Parata di Belez che tiene lì il pallone. Locatelli mette giù, va da Ken, Kulusevski sul fondo. Cuadrado, Dybala, zona tiro, Dybala, la conclusione. Belez blocca senza problemi. Geschrida prova a prendere il tempo a Chiellini, ci riesce, cross in mezzo, Simi, pallone fuori di pochissimo, grande chance per la Salernitana al quarto d'ora. Dybala, palla sul destro con l'esterno sinistro, va da Kulusevski, scambiano i due e poi c'è il lampo di Paolo Dybala che al 21esimo porta la Juve in vantaggio 1-0 per i bianconeri. Il lampo della Hoja e la Juve è sopra di uno. Cuadrado in porta e il pallone non entra finché non ci pensa Giorgio Chiellini. VAR va a vedere. Gol annullato, fuori gioco di Moise Kean. Parte il cross di Veseli, primo palo, attenzione al pallone che sbuca nella zona di Schiavone, poi Ranieri, palo a un passo dall'1-1 la Salernitana con Luca Ranieri. Dybala, pallone sul piede sbagliato, il cross verso Bernardeschi, arriva a destinazione, cross in mezzo, Morata! Alvaro Morata, magia dello spagnolo che fa scomparire il pallone, che riappare alle spalle di Belez, 2-0 Juve. Morata dentro per Dybala per chiuderla, parata da parte di Vid Belez, Dybala qui fallisce il gol del 3-0. Si butta dentro Dybala, viene cercato dallo spagnolo che va sul fondo, giù, calcio di rigore. Fischia Furno, va Dybala col mancino, scivola e fallisce il calcio di rigore del possibile 3-0. E qui finisce la partita con la Juve che vince 2-0. Torna a conquistare tre punti, altro stop invece per la Salernitana.